Ben ritrovati, come ogni martedì, la nostra rubrica Confronti in collaborazione con il Consiglio Provinciale. Vi presento subito i miei ospiti di oggi, Walter Casvalder, consigliere Buongiorno. del Partito Autonomista Trentino, e Claudio Cia, consigliere provinciale del Gruppo Misto. Ben arrivati ad entrambi. Buongiorno. Allora, Casvalder, io partirei da lei per raccontare un po' quello che è successo ieri in aula in Consiglio regionale. Questa staffetta con la Presidente, adesso insomma neanche più avanzo da questo partito, da questo patto che avevate fatto internamente sulla vicepresidenza, è saltato. E è venuto a mancare l'appoggio del PD. È un po' una rivalsa per le sue prese di posizione, secondo lei, diverse rispetto al resto della coalizione in questi mesi su delle decisioni anche importanti? Può anche darsi onestamente, no? Però dico una cosa, che non bisogna mai confondere il Consiglio, l'aula di Consiglio, sia regionale che provinciale, con la Giunta o con i problemi che ha la Giunta o i disegni di legge che vengono presentati sia in Consiglio regionale che in Consiglio provinciale. Probabilmente qua qualcuno ha fatto confusione. Io devo dire la verità, se c'era un accordo di questo tipo, siccome quella casella lì era del Partito Autonomista, era stata disegnata dal Partito Autonomista, alla morte purtroppo del compianto Diego Moltrer, è subentrato a chiaro avanzo perché ho fatto un passo indietro io, perché solitamente si va in base alle preferenze, no? Con un accordo proprio in amicizia, proprio anche con una stretta di mano, che poi negli ultimi 2 anni e mezzo l'avrei fatto io come vicepresidente. E qua c'è stato il veto di qualche forza politica, io con tranquillità, anche perché onestamente io voglio, come l'ho detto ieri anche in aula, voglio essere una persona libera di pensare liberamente, di dire quelle che sono le mie opinioni su determinati argomenti, che poi sono anche argomenti che sono nel nostro DNA, nello statuto del nostro partito. Io cioè, non chiedo scusa o mi abbasso per una poltrona di un certo tipo, per una misera poltrona, per cui ho fatto un passo dietro, devo dire con estrema anche soddisfazione, anche con un po' di stupore. Senza saper niente, glielo garantisco, le minoranze, quando hanno sentito il mio discorso, si sono organizzate. Qua dopo c'è il mio paesano, Cia, che forse lo dirà meglio di me, mi sono trovato con 23 voti. Mi ha fatto piacere perché lì probabilmente tanti hanno capito che la carica che si andrà a ricoprire era una carica istituzionale e non politica. Ma che cosa succederà secondo lei se gli offrissero la presidenza del PAT? Ma no, guardi, anche qua sono state fatte tutta una serie di congetture, assolutamente. Io ho, forse non tutti mi conoscono, io ho una linearità. Ho sempre detto che quando uno diventa consigliere provinciale, senatore o quant'altro, deve lasciare le cariche del partito, perché è giusto che il partito ci sia ricambio e che entrino persone nuove, assolutamente. A parte che non mi è neanche stata proposta, ma non lo farei. Quindi non farebbe insomma. Assolutamente, anche perché sembra di far baratti tra la presidenza, cioè c'è confusione tra il consiglio provinciale e il consiglio regionale con il partito, che questo deve essere due cose ben distinte e distaccate. Rossi ha parlato di brutto spettacolo in aula. Cia, lei che cosa ne pensa? Ma sicuramente è brutto spettacolo, ma brutto spettacolo non è dipeso né dalle minoranze, tantomeno da Casvalde, che anzi è stato quello che ieri ha dato un sussulto di dignità all'aula, proprio evidenziando la libertà che lo contraddistingue, che l'ha contraddistinto anche nelle sedute dei precedenti mesi. Io direi che il PAT, purtroppo la mia sensazione è che abbia non solo smarrito la bussola, ma anche la dignità, perché se non riesce a difendere la propria autonomia come partito e quindi far valere quelli che sono gli accordi che erano stati a suo tempo stabiliti, io mi domando come potremmo noi trentini sperare che sia in grado di difendere un'autonomia ben molto più ampia che è quella del nostro territorio, del nostro popolo. Io credo che purtroppo ci siano in atto dei giochi che sfuggono alla mia persona, ma probabilmente anche al stesso Casvalde, e che in qualche modo stiano utilizzando l'istituzione per altri, diciamo, fini. Chi potrà diventare vicepresidente tra un paio di settimane? Ah, io spero Casvalder. E Casvalder? Non lo so, guarda, io glielo dico con sistema di sincerità, ho avuto una grande soddisfazione, nel senso che tanti consiglieri, credo tutta la minoranza, ma anche qualcuno della maggioranza, lo dico con estrema perché 23 voti non sono pochi, hanno premiato la mia linearità. Io devo dire poi sono presidente della prima commissione regionale e
non lo dovrei dire io, però ho sempre tutelato tutti e sanno come lavoro, nel senso che sono soddisfatti di quello che ho fatto. In prima commissione poi veramente abbiamo fatto tantissime leggi, ma veramente senza grandi confronti, nel senso con una linearità unica. Infatti credo che addirittura gli stessi partiti di madrelingua su tirolese, no? Che di solitamente non votano per la presidenza, per la vicepresidenza del Consiglio regionale, perché loro non sono su questa linea, credo che mi abbiano dato voto anche loro proprio per premiare la mia coerenza, la mia onestà e il mio impegno anche in prima commissione. Quindi tra 2 settimane potremo vederla come vicepresidente del Consiglio regionale. Ma guarderemo, non è una... Lei un passo indietro non lo fa? No, a questo punto non posso, anche perché insomma mi sembra di tradire un'aula che veramente ha sostenuto la mia persona. Cia, lei prima faceva un'analisi sul partito autonomista. Lei ha lasciato Civica Trentina, tra qualche giorno, il 18 di giugno, presenterà il suo nuovo soggetto politico, che al suo interno, nel nome, possiamo già anticiparlo, avrà proprio la parola autonomista. Si dice forse cuore autonomista, ma mi diceva prima fuori microfono, è ancora da definire bene il nome di questo soggetto politico. Sarà l'alternativa al PAT? Che rapporti avrà col partito autonomista? Ma innanzitutto sarà una realtà che chiaramente si colloca al centrodestra e quindi non baratta una propria idea, dei propri valori per delle poltrone. La sensazione è che per esempio il PAT, a forza di rincorrere più che, come diceva Casvalde, dei valori, rincorra più delle poltrone. Evidentemente poi questo lo porta ad appiattirsi là dove ci sono poltrone. Quindi noi saremo sicuramente una realtà di centrodestra, avrà ovviamente l'ambizione di rappresentare il mondo civico di centrodestra. Essere alternativi al PAT, non so se saremo alternativi, sicuramente saremo una casa per quanti non si riconoscono nel modo di fare politica del PAT, dove, come dicevo, guarda più alla poltrona che ai principi che ovviamente porta anche nel proprio statuto. Per cui il nostro augurio è che soprattutto si dia una risposta a quanti non vedono a destra un contenitore che non sia appunto la Lega o Forza Italia, e noi vorremmo appunto essere un qualcosa di diverso, ovviamente che dialoga con queste altre due forze politiche di centrodestra, perché andare da soli non si va da nessuna parte. Io credo che anche in politica un discorso di collegialità che coinvolga più soggetti politici, ma chiaramente schierati, senza ambiguità. Non posso io dire oggi sono al centrodestra, domani sono al centro e domani mi ritrovano al centro-sinistra. Ed è quello un po' che è successo col PAT. Tenga presente che i nemici del PAT storici sono sempre stati il PD, o quello che era prima del PD, e la Democrazia Cristiana. E in dove troviamo il PAT noi oggi? Lo troviamo esattamente insieme al PD e a quello che rimane della Democrazia Cristiana, che è l'UPT. Quindi diciamo, vabbè, in politica tutto è possibile, si sa che è l'arte dell'impossibile, anzi direi. Casvalder, però è una critica bella pesante quella rivolta alla CIA. Ma guardi che io l'ho sempre detto, ha anche ragione, io dico questo, ma l'ho detto proprio quando mi sono insediato in aula la prima volta, infatti ogni tanto mi ascolto quello che ho detto, no? Siamo 500.000 persone, allora quello che voglio dirvi, ma perché se una proposta di un certo tipo che va a favore della nostra gente, che viene dal CIA o da Forza Italia o dalla Lega, per principio bisogna dire di no? Cioè, per dire qualcosa, che è ora e tempo, no? Che al di là delle sigle politiche bisogna fare un ragionamento sulla qualità delle proposte, e in aula, che venga dal PD, che venga da CIA, bisognerebbe trovare una convergenza per portare a casa delle leggi che facciano girare l'economia, che diano la possibilità ai nostri giovani di trovare lavoro. Però purtroppo, in particolar modo, chi si ritiene i precursori, che si dicono progressisti, qual'altro, sono quelli che, dal punto di vista mio personale, per l'esperienza che ho in questi 2 anni e mezzo, sono quelli che è tabù su tutto quello che non viene dalla maggioranza. Ma non è così, perché io capisco in un contesto nazionale, ma è come fare l'amministrazione di un comune, no? Io sono sempre stato del partito autonomista, delle Stelle Alpine, ma nel momento in cui sono diventato sindaco, io la mia casacca di autonomista l'ho levata per fare il bene di tutta la comunità, e qua dovrebbe essere anche il Consiglio Provinciale. Siamo 35 consiglieri con delle buone proposte da parte di tutti. Cominciamo a far sintesi, indipendentemente dal ruolo che abbiamo, e cerchiamo di... No, muro contro muro, perché tante volte sbagliamo anche noi, perché non diamo spazio anche nelle commissioni, no perché viene da questa parte qua,
ma che discorsi sono? Cioè io su questo non mi ci trovo, faccio fatica. Però un'opposizione potrebbe, un'osservazione potrebbe essere, se si decide di far parte di una coalizione, c'è anche un piano che viene condiviso all'inizio della legislatura, cioè gli argomenti anche da affrontare. Sì, infatti l'omofobia non era neanche nel programma, tanto per dirle, perché qua, siccome l'omofobia sembra il tabù di tutte, cioè la panacea di tutti i mali, non c'era neanche nel programma. Perché è quella la mia più grande accusa che mi hanno fatto, che poi certo. Gli ho anche garantito, guardate che se c'è un problema resto lo stesso in aula, in maggioranza, e dopo mi sono astenuto, non è che abbia fatto, però il problema grosso non è perché ho votato, è perché da fastidio la figura del sottoscritto Casvalder, che è una persona che è difficile da piegare su certe cose. Ma perché? Perché mio papà mi ha sempre detto di andare avanti con la schiena dritta, come ho detto ieri, e di essere onesto. Onesto, schiena dritta, dopodiché giudica le persone esterne più che i consiglieri che ci sono all'interno del consiglio. Vedremo allora tra un paio di settimane chi sarà il vicepresidente. Cambiamo argomento, io volevo parlare anche delle fusioni, c'è stato un po' questo flop che per il presidente Rossi però non è stato tale, 7 su 11 sono state rifiutate insomma dai cittadini. E CIA, che cosa si sta sbagliando in questo processo di fusione tra amministrazioni comunali secondo lei? Ma probabilmente il metodo con cui si vogliono portare avanti. Per esempio, ricordo che ci sono delle fusioni che sono seguite dopo anni di preparazione. Oggi invece hanno visto che alcune tempo fa erano riuscite bene, allora si sono fatti prendere dalla mano, la mano, e quindi hanno forzato per l'appunto la cosa. Io credo che le fusioni innanzitutto devono prima maturare all'interno della popolazione, non imposte dalla provincia con ricatti, con promesse e con premi, perché alla fine poi la gente comunque sa riconoscere ciò che a loro preme di più, che normalmente è proprio la dignità di paese, che non le promesse e diciamo i soldi che la provincia garantisce a quanti si mettono insieme. Io comunque ritengo che non siano che non sia la gestione dei comuni la vera spesa della politica. La vera spesa della politica è fuori dalla gestione dei comuni, e lo abbiamo dimostrato con la questione dei vitalizi, con quanto succede a Roma, gli abusi e quant'altro. Quindi si cerca di andare a recuperare risorse dai comuni, che poi non so quante risorse alla fine si recupereranno, per dare un'idea che si cerca in qualche modo di contenere la spesa diciamo pubblica, la spesa politica, diciamo, la gestione politica. Quando poi ci siamo inventate le comunità di valle, che oggi mi domando che senso hanno se mettiamo insieme i comuni per fare i macro comuni. Allora mi domando, se veramente avevamo a cuore un risparmio per quanto riguarda i costi della politica, perché siamo andati a inventare un carrozzone che sono appunto le comunità di valle, che comunque sono, ci impongono dei costi sia dal punto di vista economico, umano, ma anche di burocrazia, perché è aumentata la burocrazia con l'arrivo della comunità di valle. Comunque sicuramente Casvalder, che è stato anche sindaco. Infatti io volevo chiedere proprio a Casvalder, Vigolo Vattaro da un anno si è fuso e è entrato nell'altopiano della Vigolana, che cosa è cambiato? Guarda, qua come diceva giustamente il consigliere Cia, io parto dalla mia esperienza, io ho fatto sindaco nel 2000, abbiamo iniziato nel 2000 a fare un ragionamento d'insieme e siamo andati a referendum mi sembra nel 2013 o 2014, non mi ricordo neanche. Per dire che è stato un lungo percorso, abbiamo iniziato con le gestioni associate e vi assicuro che insomma non è stato semplice, per cui è stato un cammino maturato proprio all'interno della comunità, all'interno dell'istituzione, dei comuni, e infatti siamo andati abbiamo avuto un ottimo risultato. E mentre credo che le ultime fusioni siano nate in maniera un po' troppo frettolosa, nel senso che probabilmente la gente non le ha capite e non le ha neanche condivise, in effetti su 11 ne sono passate 7. Per dir cosa? Che bisogna far capire alla gente qual è il progetto e capire quali che potrebbero essere i benefici o non i benefici. Io dico due cose. Allora, per quanto riguarda anche le fusioni, non è che sia la panacea di tutti i mali. Cioè io credo che ad esempio i comuni sotto i 500-600 abitanti, quelli abbiano effettivamente delle difficoltà, perché per mantenere qualità dei servizi bisogna avere anche capacità di spesa e anche capacità dal punto di vista del personale.
Però ad esempio faccio sempre l'esempio, la Valassa, ad esempio, non mi ricordo mai se sono 32 o 42 frazioni, non è un comune grande, però quello deve rimanere perché ha un territorio talmente vasto che non può andare in fusione con altri comuni, lì va sostenuto attraverso la contribuzione provinciale. Per quanto riguarda le comunità di valle, anche lì io non sai come la penso, perché sono stato quello che ha messo insieme la famosa riunione di Ravina, tutte queste cose qua. Anche qua ormai le comunità di valle bisogna fare solo un organo tecnico, probabilmente l'assemblea dei sindaci che gestisse tutte quelle funzioni sovracomunali, cioè fare assemblee, assessorati e quant'altro. Per le comunità di valle non serve, perché conosce i problemi del territorio dei vari comuni, sono i sindaci, i quali si trovano in giro a un tavolo e decidono per quanto riguarda in particolar modo tutti i servizi sovracomunali, non so, la sanità, l'assistenza, le messe scolastiche, che sono cose che coinvolgono più comuni, e si fa un organo tecnico. L'obiezione di alcuni sindaci contrari alla fusione è quella di per il timore di perdere autonomia con queste fusioni, e poi ci si domanda anche se ci si mette insieme per i contributi, allora il risparmio anche per la provincia dov'è? Appunto, cioè, alla fine credo che se fra qualche anno esamineremo gli effetti di questa gestione, io credo che alla fine la provincia possa constatare che tutti i risparmi che ha così sbandierato alla fine non ci saranno. C'è una cosa che è lì, che il problema è che se si vuole mantenere la qualità dei servizi bisogna avere anche capacità di mantenerli, nel senso che faccio l'esempio del mio comune, no? Vigolo Vattaro aveva 2.500 abitanti, 2.400, e credo che sui 2.004 sono comuni che sarebbero in grado di essere autosufficienti anche per gestire i servizi, perché avevamo due ufficio tecnico, due in ragioneria, per cui avevamo anche sempre la capacità di dare risposte ai cittadini. No? I comuni, quelli piccoli, sotto i 1.000 abitanti, fanno difficoltà, e secondo me, non mi sbaglio, credo che l'imporre le gestioni associate, quelle sì vengono a costare di più, perché poi si hanno più bilanci, perché chiaramente le gestioni associate, i comuni rimangono le amministrazioni, per cui si deve fare riferimento a più bilanci, e lì comincia a essere complicato il discorso, perché bisogna farsi tutta una serie di convenzioni, per cui io credo che sulle gestioni associate, sull'obbligo della gestione associate probabilmente non ci sarà risparmio. Sulle fusioni chiaramente di per sé è immediata anche il risparmio, perché parlo sempre ad esempio dei quattro comuni di Vigolo Vattaro, Bosentino e Cento, che sono fusi, c'è un sindaco, ci sono quattro assessori, invece quattro sindaci, 25 assessori, quattro vice sindaci, probabilmente invece che quattro segretari ce ne saranno due, infatti uno è anche andato, aveva scelto di andare a Basilica dei Pini, per cui ci sono effettivamente dei risparmi immediati, e dopodiché si mantiene anche la capacità di dare servizi, no? Perché al giorno d'oggi la scommessa è di mantenere che in Trentino ci sono la qualità dei servizi, chiaramente con minori risorse, perché questa è un po' la sfida che abbiamo davanti nei prossimi anni. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio i miei ospiti, Walter Katzwalder del PATT e Claudio Cia del Gruppo Misto. Grazie per essere stati in nostra compagnia oggi. Grazie a voi. Grazie per averci seguito. Buongiorno da RTTR, vi dà appuntamento a domani mattina alle 7. Io vi auguro una buona giornata.